Ciao a tutti, sono Ariel dell'Art Gallery Marina di San Vincenzo e volevo presentarvi un artista speciale toscano, toscano verace. Fabio Pieraccini è con noi e ci ha portato le ultime opere, proprio diciamo queste ultime opere fatte durante il Covid. E sono veramente speciali. Direi che questo virus, negli artisti ha messo una nota di creatività, Vediamo, per esempio, questo qui proprio rappresenta questo periodo un po', cosa dici? Nostalgico, eh? Nostalgico, sì, questo qui Poggiamolo bene qui così si vede infatti è bene. intitolato Nostalgia, Non so se si vede. perché rappresenta una ragazza costretta in casa, che guarda il mare dalla finestra e ha nostalgia del mare, della vita all'aria aperta. E l'espressione del viso della ragazza è triste, nostalgica. Guarda quest'onda, vorrebbe essere lì, invece è più secca. Però esprime anche tanta dolcezza, questo amore per il mare, tanta dolcezza. Io trovo. Mario è presente quasi sempre. Sì, fortunatamente. E questo invece andiamo tutto su un altro genere, ma Questo è è profumo di lavanda, Profumo vero? di lavanda, intitolato Profumo di lavanda, la ragazza in un campo di fiori di lavanda. E qui c'è diciamo il movimento e sembra C'è quasi di sentire il profumo della il lavanda, movimento dei capelli, cioè l'aria che muove i capelli, il movimento dei dischi sono largo. sì, è molto spontaneo, molto bello, è fresco come colori, bello. Poi se venite a vederlo di persona sicuramente rende ancora di più, eh? Prendiamone un altro. Ecco, mettiamoci qua così. Questo come si intitola, Fabio? Questo si intitola Sogno. Sogno perché è una bambina che si è addormentata su un libro di fiabe. Si è addormentata e sogna la nave, può essere di Peter Pan, una nave di una fiaba. Bello, anche questo è molto dolce, Ecco, come. questo è un quadro dato dalla ragazza. Facciamolo vedere bene, libertà, È eh? intitolato Libertà perché dal senso della libertà, specialmente in questi periodi, dal senso della libertà. C'è il cavallo al galoppo, la ragazza a cavallo, senza sella, senza libera, con vestitino semplice, che Certo. galoppa sulla partigia E e con poi il mare che dà il ancora. senso del Ancora il movimento. mare, sì, dal senso del movimento, non si è mai riusciti quasi sempre. Ah, poi c'è questo qua che è bellissimo, è Questo è un la quadro collezionista di di stile, è un stelle, eh? quadro fantasioso, perché in realtà Sì, non si di può stelle e andare di alle sogni, perché uno stelle. quando pensa ad una stella pensa un po' ai Ecco, sogni, ai sì, può desideri, no? essere anche un sogno, prende le stelle dal cielo, le mette nella bottiglia, le colleziona, una stella è caduta dalla bottiglia. Bellissimo. Questo è meditativo, eh? Questo è Diciamo che. meditativo, c'è un po' di gioco di colori complementari, insomma c'è l'arancio Sì, bello questo che contrasto, eh? contrasta con l'azzurro. Nel cielo lo stesso, c'è il controluce dell'albero e dei capelli della ragazza. Sì, mi piacciono molto i tuoi colori, sono Sì, molto uso vivi, pimenta. sì, infatti, no, sono molto Mi vivi, molto. piacciono parecchi gli impressionisti, ecco, a me credo. E ultima. E ultima è una bagnata. Ultima, ma diciamo ultima per adesso, eh?
Queste sono le ultime opere, poi ne verranno altre. Ne verranno altre, senz'altro. Nico è la mascotte della galleria. Mi presento Nico, è sempre in mezzo lui, Ecco Nico. Adesso sei contento, Nico, eh? Dice almeno nell'ultimo quadro. Ci sono anch'io, la spiaggia. Ecco, e questa è la bagnante. Questa è la bagnante, il tramonto è un quadro semplice, la bagnante. Sì, sì, sì. Conosce il mare. E ci sono i colori del tramonto, molto bello questo contrasto. Movimento delle onde. Una pelle abbronzata, già. C'è il controluce dei capelli. Bravo, posso dire veramente bravo. Ha giovato questo stare chiusi in casa e uno dice cosa faccio? No, siamo più riflessivi. Siamo riflessivi, ma facciamo anche tante cose in casa. Noi artisti ci siamo dati da fare. Vi salutiamo allora all'Art Gallery Marina di San Vincenzo e vi invitiamo a vedere questi nuovi artisti arrivati in galleria. E naturalmente Fabio Pieraccini ogni tanto viene a trovarci, quindi magari avete anche la fortuna di incontrarlo di persona qui in galleria. Benissimo, ciao ciao, alla prossima, ciao, a presto, veniteci a trovare.